Salve ragazzi, benvenuti nel canale Bonsai per Sempre. Io sono Deborah e oggi vedremo assieme come preparare un bonsai che deve essere esposto in mostra. Quali sono i passi da compiere per predisporre adeguatamente un bonsai da portare in esposizione? Se questa è la domanda a cui cercate risposta, questo è il video giusto per voi. Ricordate il rivaso del ginepro a doppio tronco apparso recentemente su questo canale? Trovate comunque il link al video qui sotto nella descrizione. Il rinvaso faceva parte dei processi di preparazione al suo debutto in mostra. Ma cos'altro si deve fare per ottenere il miglior risultato? Proviamo a rispondere a questo interrogativo con un esempio pratico. L'obiettivo è la mostra di Giarella 2021, 29esima edizione, in calendario a Reggio Emilia per il 4 e 5 settembre. I lavori di preparazione vanno ovviamente programmati con largo anticipo. Come avete visto, già a maggio c'era stata l'operazione di rinvaso. Nei mesi successivi sono stati fatti interventi mirati di potature e pinzature. Contestualmente si è intervenuti più volte applicando il polifosforo di calcio per rendere più interessante l'aspetto di Shari e Gin. A una decina di giorni dall'evento si procede con i lavori di rifinitura. Ecco come. Il terreno va pulito da tutte le infestanti che l'hanno colonizzato. Il tronco va spazzolato e poi passato con acqua e olio per esaltarne il colore. We'll be right back.
La vegetazione va verificata ripulendo le parti inferiori dei rami ed evitando palchi di aspetto tondeggiante. L'aspetto di ogni ramo va verificato, il filo va tolto da almeno un mese ed eventuali interventi non devono compromettere la gradevolezza visiva. Il vaso va pulito, se necessario, con una salvietta ruvida per eliminare il calcare e poi va trattato con un panno morbido imbevuto di olio di camelia per consentirgli di rimanere opaco. Il muschio, custodito con cura per l'evento, va attentamente applicato su tutta la superficie del terreno. Infine, la scelta del tavolino per verificare l'aspetto conclusivo del lavoro. Ecco che ora il ginepro chinensis a doppio tronco è pronto per la mostra di Reggio Emilia. Manca solo l'allestimento dell'erba di compagnia, che va scelta e trattata con la medesima cura. Thank you.
Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito, se già non l'avete fatto, a iscrivervi a questo canale e fare opera di diffusione dei suoi contenuti. Per commenti o domande potete intervenire qui sotto. Un arrivederci al prossimo video. Ciao e buon bonsai a tutti!